quelli tra palco e realtà. Amici di Camper, oggi sono venuta ad incontrare un artista che urla a squarciagola: sono fiera di me. Giustamente per festeggiare i 30 anni della sua carriera e di un lunghissimo sodalizio, niente poco di meno che con Vasco Rossi. Vivo in vacanza da una vita. E siamo venuti a trovare Irene Grandi. Siamo qui proprio per chiederti qual è il luogo delle vacanze del cuore di Irene Grandi. Guarda, io sono un amante delle vacanze, quindi ce ne avrei tanti, però un luogo che amo molto è Cervinia, anche d'estate. Io non posso. Il Cervino poi ha questa eleganza naturale di questo diamante, da ogni lato della valle lo vedi con tutta la sua magnificenza che già è energetico, no? E poi io ho fatto delle amicizie anche un po' particolari, anche interessate un po' a tutto ciò che è l'esoterico, le cose naturali, lo sciamanesimo e anche a Cervinia la giocoleria. Uno non se l'aspetta. Ah, no. La giocoleria. Perché erano collegati poi in fondo tutti questi, okay, questi mondi che si interessano anche alla cura naturale, il fatto di respirare aria buona. Però poi mi sono appassionata a questi che chiamavano poi poise, che sono tipo delle bombe. Olas, okay, che per la prima volta a Cervinia ho imparato a infuocare, quindi a giocare anche con il fuoco. È veramente molto divertente, liberatorio, scenografico, perché se lo fa la notte vedi questi cerchi di fuoco che si intrecciano e poi farlo in compagnia è molto più bello, no? Luci la città. Qual è invece la canzone che appena la senti ti riconduce immediatamente all'estate? Mi viene in mente una canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare. Sì, devo dire che poi quest'anno ci sarà anche un evento su di lei a cui parteciperò, quindi mi è tornata particolarmente in mente perché la stavo anche un po' ripassando, studiando. Ho fatto del bene. Sei fiera di come sta andando quest'estate? Molto, sono contenta di questo nuovo inizio, perché comunque ogni volta che si inizia con un inedito c'è quell'adrenalina della cosa nuova. E poi mi piace però anche avere quella leggerezza di questa tournée che invece sto portando avanti per ancora quest'estate, che si chiama Io in Blues. Quindi io immagino una bella cantata collettiva. Sì. Ai tuoi concerti quest'estate? Penso proprio di sì, perché ho scelto comunque dei brani anche abbastanza popolari, di Battisti, di Pino Daniele, di Mina, ma anche i miei bluesmen e blues girl preferite, quindi una parte è un pochino più da ascolto, una parte piano piano invece cresce fino a far cantare tutti insieme a me. A questo punto manca solamente il falò e l'appuntamento è per le date che rimangono di quest'estate 2024 con Irene Grandi. Vi aspetto quest'estate per questi concerti di Io in Blues, venite per una bella carica di energia. Un bacio a tutti gli amici di Camper, buona estate! Vorrei solo che un giorno fossi finito.